Buongiorno, siamo al Salone del Risparmio 2018, siamo in compagnia di Fabrizio Biondo, gestore del credito di Le Maniche. Ciao Fabrizio. Ciao. Uno dei temi importanti è il rendimento, lo sappiamo. Tu sei un grande esperto di questa tematica. A che punto siamo sui mercati su questa cosa? Ma il mercato del credito ha esaurito il suo potenziale di apprezzamento in termini di compressione degli spread già secondo me dal 2013-2014. Abbiamo vissuto comunque una stagione di generazione di carry interessante, ma il 2018 secondo me si annuncia come l'anno di inversione nella tendenza. Il lato positivo è che comunque la qualità del credito resta supportata, le dinamiche fallimentari nel 2018 dovrebbero essere modeste e contenute, quindi l'obiettivo secondo me dovrebbe essere quello di ridurre la duration e concentrare i rischi nel segmento di bassa media qualità creditizia, data l'attesa, come dire, di dinamiche fallimentari abbastanza friendly. E volendo entrare un po' più nel dettaglio, per cercare più rendimento si può guardare alla yield? Sicuramente, si può guardare solo alla yield perché il mercato investment grade è un mercato che ormai rende l'1% con duration a 6 anni. Mercato a yield, soprattutto il mercato a yield satellite, che è quello che mi interessa di più, cioè quindi mercati come quello norvegese, come quello svedese, che sono denominati comunque in divise diverse, anche a cambio coperto offrono dei rendimenti interessanti. Il mercato a yield europeo tra tutti i mercati in questo momento è quello che qualitativamente è più supportato, ma è anche quello con le valutazioni meno attraenti. Il mercato a yield emergente riserva ancora delle nicchie di valore importanti, il mercato a yield americano è a mio avviso quello più avanti nel ciclo, quindi quello più soggetto a questo rischio di inversione di tendenza anticipata nel 2018. Nel mercato americano c'è qualche settore che preferisci? Sì, nel mercato americano più che altro è un tema di evitare settori pericolosi che sono quelli più avanti dal punto di vista dell'evoluzione del rischio sistematico, come il retail ad esempio. Esiste invece ancora valore nel settore energetico, perché comunque con prezzi del petrolio che si attestano ai livelli attuali, molti business model che erano stati messi a rischio nella crisi del 2014-2015 sono ancora sostenibili e c'è ancora del valore da recuperare. Grazie Fabrizio per averci dato questa mappa di come muoverci nella yield. Ringraziamo Fabrizio Biondo, gestore credito di Le Maniche. Grazie a te Fabrizio.